Allora, un sistema per invogliare e fidelizzare all'uso del mezzo pubblico, questo però è una fase sperimentale, Presidente. Sì, è un sistema chiaramente che noi, visto anche il largo utilizzo dei giovani ormai con l'app e quant'altro, abbiamo pensato di creare condizioni attrattive e di facilitazione per poter utilizzare al meglio i pullman. Chiaramente questo è un sistema sperimentale che è stato installato su 3 pullman, fra l'altro abbiamo installato anche un punto wireless alla fontana luminosa, dove chiaramente avendo una password di accesso che è facilmente ottenibile, si può anche avere informazioni di tutto quello che è il traffico viario di queste linee che noi abbiamo messo a disposizione. Questo è un elemento importante perché ci consente a chiunque voglia fare utilizzo dei pullman, turisti, anche persone, cittadini e quant'altro, non devono più fare telefonate oppure chiedere informazioni, ma possono tranquillamente mettersi in rete e vedere tutta quanta la percorrenza dei pullman, sapendo nel punto in cui si trovano a che distanza è la fermata e qual è l'orientamento per andare sia a sud, a nord, a est, in maniera tale da non perdersi per le vie della città. Ecco, la popolazione che soffruisce del mezzo pubblico, insomma, la maggior parte sono anche, oltre agli studenti, sono anche le persone anziane, quindi magari non hanno grande manualità all'uso dello smartphone, però non è difficile. Questo non è difficile, è di facile utilizzo, vedo che ormai anche persone di una certa età, anche ultra sessantenni, hanno il suo telefonino, usano, magari c'è anche un discorso che probabilmente vedremo laddove si dovrà diffondere l'iniziativa di fare anche delle giornate formative per le persone che sono normalmente, diciamo, un po' poco esperte di questi mezzi. La password come si può ottenere? La password basta mettersi in rete e andare sul portale gli dice la password, che è un semplice accesso che poi uno la può anche modificare, però c'è, non ricordo qual è la password, scusatemi, ma è facilmente ottenibile. Ci dice le 3 linee su cui, insomma, troviamo il wifi? Le percorrenze sono quelle che vanno su all'università e vanno all'ospedale e a Aquilone, che sono quelle più, frequentate, chiaramente. Una popolazione un po' più smart, ormai smart va tanto di moda, però chiaramente smart bisogna anche far sì che ognuno di noi ci si prodighi affinché ci si abitui a una realtà smart. Potete dire smart anche del bilancio quest'anno, che ha fatto registrare, insomma, esatto, numeri prima, dignitosi. Infatti quando annunciato, noi quello che abbiamo fatto, cercato non di fare la fotografia dell'azienda ma la radiografia, che significa bisogna entrare e penetrare dentro l'azienda a livello di costi di gestione, a livello di efficienza e di efficientamento, tale che possa essere anche con un minor sborso di denaro, oppure almeno con una minor emorragia di denaro, ottenere migliori risultati. Quanto risparmio c'è stato? Per quanto riguarda il risparmio, noi abbiamo abbattuto costi per circa 650.000 euro. E ovviamente questo abbattimento di costi ci ha consentito di chiudere il bilancio al netto delle imposte con un utile di 28.000 euro, poi al lordo delle imposte chiaramente 190.000 euro di disavanzo. Ecco, però il recupero dove è avvenuto? Sul costi del personale e su cosa altro? Il costo del personale si è stabilizzato, il costo del personale, sono stati sulla gestione, sul servizio dei pullman, anche la capacità di avere un potenziale di acquisto in base a un regolamento di acquisti, anche il discorso di poter far sì che ci sia minor dispendio di chilometri inutili, e quindi abbiamo abbattuto anche delle corse che avevano frequenza zero. Ecco, il test, da ultima domanda, Presidente, il test degli alpini del servizio navetta ha fatto, insomma, è stato un ottimo successo, quindi ha fatto capire se le cose vogliono funzionare e possono funzionare. Ecco, state pensando a bissare l'iniziativa attraverso anche dei sistemi per utilizzare la navetta e per lasciare le automobili? Allora, il discorso è questo, tutto serve per fare esperienza. Voi considerate che il fatto ANA è stato un ottimo risultato, chiaramente là era impossibile penetrare la città e quindi pertanto l'utilizzo dei pullman era obbligatorio. Ovviamente noi dobbiamo far sì che non sia obbligatorio, ma il servizio di pullman sia una convenienza, una scelta per migliorare il comfort della vita e eliminare e ridurre anche l'inquinamento atmosferico. Quanto ammonta il finanziamento? Perché questo è un bel progetto, chiaramente è la prima fase di sperimentazione, quanto c'è a disposizione? È un finanziamento da 100.000 euro ed è un finanziamento, come tutti i progetti del GAL, pilota. Quindi adesso vedremo un pochino i risultati. Se i risultati saranno soddisfacenti, e per questo abbiamo avviato proprio la
mappatura dei risultati. Nella prossima programmazione sarà possibile allacciare il vecchio progetto al nuovo ed eventualmente integrare questo finanziamento anche con finanziamenti più robusti. Adesso bisogna vedere la risposta, però visto che su ARPA le cose già stanno andando avanti, avete già il sentore di come è questo servizio, se è gradito, se manifesta, che ne so, qualche piccolo difettuccio, perché inizialmente insomma il rodaggio c'è sempre. Ma noi abbiamo dei primissimi dati che sono positivi. Ovviamente l'utenza è giovane, è un'utenza di ragazzi, per cui riteniamo che il mondo dell'università, il mondo dei giovani sia molto più quello che ne fruirà. Però proprio per questo riteniamo che sia da chiamare proprio città del futuro, perché se l'Aquila non punta su questo fallisce. Noi dobbiamo rientrare in possesso dei giovani dell'università, dei nostri utenti, quelli che una volta frequentavano Piazza San Biagio e quant'altro. Dobbiamo incentivarli per questo e quindi riteniamo che sia possibile andare avanti su questa linea. Pensiamo anche agli ultra sessantenni che fanno anche uso del mezzo, difficoltà con lo smartphone, cosa è previsto per ammortizzare voglio dire, l'impresa? Ma noi abbiamo voluto mettere proprio sui mezzi un dispositivo, questo che vediamo qui dietro di noi, che possa essere anche utilizzato visivamente, proprio in virtù del fatto che capiamo benissimo che non tutti sanno usare lo smartphone o non ce l'hanno. Quello può essere utile e sarà possibile anche metterlo nelle varie fermate, le famose tabelle intelligenti. La speranza è quella che i famosi vandali, che purtroppo all'Aquila non mancano mai, non si accaniscono contro queste nuovità.